Di risotti alla zucca ce ne sono tante versioni, ma quella che stiamo per preparare è una versione vegetariana che ci restituisce un risotto adatto a tutti e piacevolmente cremoso e profumato. Gli ingredienti, ovviamente, oltre ad un riso di buona qualità, io consiglio il carnaroli, ovviamente perché durante la cottura mantiene delle caratteristiche ideali. Oltre al riso dunque della zucca che abbiamo già tagliato, pulito e tagliato a piccoli pezzetti, a cubetti, e del taleggio. Il taleggio è l'ingrediente speciale per questa ricetta che ci darà una consistenza cremosa e un profumo molto particolare, questo formaggio tipico della regione Lombarda che è sicuramente un'eccellenza italiana. E poi ovviamente mezza cipolla che ci servirà per un leggero soffritto e per dare sapore alla zucca, del vino bianco con cui sfumeremo il riso e per finire, per la mantecatura, burro e parmigiano. Manca tra questi ingredienti del brodo vegetale che è già sui fornelli, quindi è quasi ultimato, un brodo che potete fare anche voi a casa, magari utilizzando scarti di verdure che vi ritrovate in frigo e perché no, anche parti di zucca. In una padella scaldiamo un po' di olio di oliva e lasciamo appassire la nostra cipolla tritata finemente. Quando sarà morbida aggiungiamo i cubetti di zucca, lasciamo insaporire mescolando spesso e lasciamo cuocere. Anche la zucca dovrà ammorbidirsi. Valutiamo poi di volta in volta se è necessario aggiungere magari un po' di brodo vegetale per aiutare la cottura oppure eventualmente di mettere un coperchio. Aggiustiamo di sale e pepe nero, ci vorranno comunque pochi minuti. È trascorso un quarto d'ora, controlliamo con la forchetta, come vedete riesce ad infilzare perfettamente la nostra zucca, quindi è già cotta, possiamo spegnere e ci occupiamo immediatamente del riso che andremo a tostare in un tegame diverso con un filo d'olio. Tostato il riso per un paio di minuti, il tempo di farlo diventare lucido, sfumiamo con mezzo bicchiere circa di vino bianco, erano 100 ml. Lasciamo evaporare l'alcol e andiamo unendo a poco brodo vegetale bollente per iniziare la cottura. Trascorso qualche minuto, girando sempre e aggiungendo il brodo all'occorrenza, possiamo anche unire una buona parte della zucca che abbiamo cotto precedentemente. Qualche cubetto di zucca magari la lasciamo da parte come decorazione finale del piatto. Portiamo a cottura il riso insieme alla zucca, aggiungendo sempre gradatamente brodo vegetale e mescolando molto spesso per evitare che si attacchi sul fondo e per controllare che non si asciughi troppo. Raggiunta la cottura, spegniamo e aggiungiamo il taleggio tagliato a tocchetti, lo aggiungiamo a poco, andiamo mescolando per permettergli di sciogliersi. Vedremo già cambiare la consistenza e la corposità del riso che diventerà molto cremoso, non resta che aggiungere anche una o due noci di burro e un po' di formaggio grattugiato, mescolare ancora, quindi fare questa tradizionale mantecatura e lasciare il nostro risotto riposare. Se riposa qualche minuto, si assesta, diamo il tempo al formaggio di sprigionare tutto il suo profumo, il suo sapore, di sciogliersi bene tutti gli ingredienti, quindi a questo punto si saranno ben amalgamati e uniformati. Ecco come si presenta il risotto finale. Ovviamente il formaggio schiarisce un po' anche il colore, quindi non notiamo più l'arancio acceso della zucca, ma il piatto assume una nota di colore molto più delicata, più tenue. Anche per questo abbiamo lasciato dei pezzettini di zucca interi da utilizzare per decorare il piatto. Non resta che servire e gustare questo risotto cremoso alla zucca e taleggio ancora caldo. Trovate tante altre ricette su cibodoc.it o vivomangiando.it, mentre se seguite le nostre pagine social potrete vedere in ogni momento le video ricette complete di tutti i passaggi.